finestre in fiore, una cicogna canta lassù la sua canzone. A Salso Maggiore, una canzone nel mio cuore, e con il sole la speranza rivivrà. A Salso Maggiore, tutto quanto è uno splendore, ogni tristezza, ogni tormento passerà. In questa magica città il dolore svanirà e l'eterna giovinezza rivivrà. Nei bei giardini tutti in fior, quanta gioia e quanto amor, finché il languido tramonto scenderà. A Salso Maggiore torna il sole nel mio cuore. Il Festival del Cinema di Salso Maggiore Terme trae le sue origini da molto lontano. Le sue radici affondano nei cineclub, nei cineforum, luoghi di scoperta e riscoperta di un cinema lontano dalla massa e dall'ordinario. Luoghi di confronto tra autori e autori, autori e spettatori, spettatori e spettatori. Luoghi di cultura e socialità. Festival fratello di altri festival, figli degli stessi genitori in lotta tra loro per un posto al sole. La strada che porta al Festival a Salso Maggiore passa da Parma, Roma, Monticelli Terme. Passa attraverso il cinema e chi fa il cinema. Godard, Fuller, Jarmusch, Oseliani, Kaurismäki, Bertolucci, Truffaut. Un festival teorico con una nozione apparentemente astratta di cinema con carattere cineclubbistico che recupera film dimenticati e proietta inediti. Ipotesi di cinema verificabile nella sua attualità, nella sua progettualità e continuità attraverso la storia del cinema. Festival senza divi, premi, mondanità. Festival per operatori, cineasti, cinefili. Cinema scommessa che si ostina a rimanere fuori dalle regole del mercato, che rifiuta tuttavia l'emarginazione e il vittimismo. Festival propositivo a favore del cinema a venire, non accondiscendente, non riconciliato, un po' utopico. Festival che crea curiosità, insoddisfazione, voglia di esplorazione, rinnovazione. Festival Frankenstein, assemblato con pezzi di cinema che spaventa il popolino. Festival dimenticato. Trata de los grandes misterios de la creación, la vida y la muerte. Pónganse en guardia, tal vez les escandalice, incluso puede horrorizarles. Pocas películas han causado mayor impresión en el mundo entero. Pero yo les aconsejo que no la tomen muy en serio. We'll be right back.
Festival è nato in un periodo di, direi, grande effervescenza culturale. C'è una serie di movimenti, una serie di fermenti, una serie di atteggiamenti culturali che vanno in quella direzione e si esprimono quando il tempo, quando il contesto anche sociale e culturale lo permette. Sì, negli anni 70 la situazione culturale a Roma era molto molto vivace. E in tutti i campi culturali, in particolare per quanto riguarda il cinema, verso la fine del 67 viene fondato il Film Studio 70, che era una saletta di un centinaio di posti. I fondatori sono stati Annabella Miscuglio e Amerigo Sbardella. E il Film Studio era una sorta di casa, una casa dove in qualche modo la passione politica trovava riposo e si soddisfaceva alla passione cinefil, cioè all'amore per il cinema. E quindi, diciamo così, il Film Studio era per me una seconda casa, oltre quella dell'università, oltre le aule universitarie. Poi negli anni, la politica è passata forzatamente in secondo piano, perché le scelte che richiedeva erano, come dire, estreme, è rimasta la grande passione per il cinema, che veniva concepita in quegli anni in termini di militanza. Ecco, noi abbiamo in qualche modo la generazione a cui faccio riferimento e gli amici e colleghi a cui faccio riferimento, abbiamo in qualche modo fatto trascorrere il nostro modo di essere militanti dalla politica al cinema, o almeno per me questo è stato. E io quindi ho sempre concepito il cinema come qualcosa di complessivo, non il critico cinematografico, il cineasta, l'autore, lo sceneggiatore. Per me il cinema era, o il teorico, per me il cinema era, come dire, tutte queste cose. E al Film Studio c'era la possibilità di vivere in pratica questa esperienza, questa dimensione, perché si vedevano i film, si parlava naturalmente, non c'era neanche il problema del dibattito in quanto tale. Ed era una novità assoluta nel campo della programmazione cinematografica, in quanto era una cosa completamente diversa dai tradizionali cineclub, i quali facevano una programmazione di un film a settimana, quindi era poco per chi aveva fame di cinema. Invece il Film Studio programmava tutti i giorni. È una programmazione che dava un grande valore al cinema d'avanguardia, al cinema sperimentale. Non solo quello, ma aveva un indirizzo particolare in quella direzione. Mi ricordo che nel 71 chiesero a... Io c'avevo una rivista di cinema che si chiamava Cinema e Film, che ha cessato le pubblicazioni nel 1970, era nata nel 66, e Amerigo e Annabella chiesero a me, ad Enzo Ungari, di organizzare una rassegna targata Cinema e Film per il Film Studio. Non ricordo più con quali film, ma facemmo questa cosa. Dopodiché ci chiesero, a me e ad Enzo Ungari, se volevamo prendere in mano il Film Studio. Loro si erano, diciamo, stancati di gestirlo. Arrivammo ad un accordo per cui dal luglio del 1971 lo abbiamo diretto io ed Enzo Ungari, con difficoltà, problemi di tutti i generi quotidiani, ma comunque con un buon riscontro, più che di pubblico, si diffuse
come dire, la voce di questo locale. Se ne parlava come di un qualcosa di nuovo. Il film studio in qualche modo figlia tante esperienze similari, dall'occhio all'orecchio alla bocca, l'officina, il Politecnico, eccetera, eccetera. È la grande stagione dell'associazionismo cinematografico. E questa stagione, da questi spazi, da queste cantine, no? Sono gli anni della cantina, e per cantina intendo la sede dell'avanguardia, non solo appunto cinematografica, ma anche teatrale, ma anche musicale, il folk studio, i piccoli teatri, appunto cantine che nascono in tutta Roma. Bene, ci arrivano a Finsuri e Politecnico due proposte. Una da parte del nuovo assessore alla cultura del Comune di Roma, Renato Nicolini, per fare una grande manifestazione a Roma, che sarebbe diventata Massenzio, fatta nello spirito dei film che facevamo vedere dei nostri film club. L'altra proposta ci arrivò da Parma, tramite Giuseppe Bertolucci, che era quella di fare un festival, sempre nello spirito del tipo di scelte che avevamo fatto per i cineclub. Rifiutai la proposta di Massenzio, che invece interessò ad Enzo Ungari per il film studio e per il Politecnico a Bruno Restuccia e altri del Politecnico, non mi ricordo chi adesso i nomi. Mentre invece mi attirava molto l'idea di fare un festival. Una rassegna cinematografica impostata nel, teoricamente, come abbiamo appena detto, cioè che fosse la testimonianza di tutto ciò che è di nuovo o comunque anche di fondamentale in qualche modo la cultura cinematografica stava esprimendo o aveva espresso in passato, e che fosse in qualche modo una ricerca in fieri, cioè una rassegna che fosse anche in qualche modo produzione a sua volta di testi, documenti, produzione anche audiovisiva, eccetera, eccetera. Gli incontri cinematografici di Monticelli, che poi si trasformeranno nel Sasso Film e TV Festival, sono nati dall'incontro, diciamo, politico con l'assessore Tomasini della provincia di Parma e con l'ambiente di che stava girando qualcosa, l'ambiente di Bertolucci, di Bernardo Bertolucci, ma soprattutto del fratello Giuseppe. Giuseppe Bertolucci, con molto entusiasmo, ha gestito il rapporto con il Film Studio di Roma, anche perché, insomma, la capacità di organizzare, la capacità di mettere i contatti efficaci internazionali che servono per gestire un programma di un festival, erano già pronti, c'era già tutto in quel circolo. Ma questo ha voluto dire che il passaggio è stato abbastanza semplice, semplice. Allora siamo arrivati alla prima, diciamo, al primo incontro con chi doveva gestire direttamente dal versante culturale. Non era un festival, perché a noi la parola festival non piaceva. Non piaceva perché ci ricordava la burocrazia, ci ricordava i premi che noi non volevamo assolutamente. Dopo siamo riusciti, siamo anche noi arrivati a darli. Ma il fatto di avere una specie di rottura netta con quello che significava un festival tradizionale, ecco, era una delle cose che ci affascinava di più. Ecco, probabilmente c'era tutto questo terreno da scoprire che doveva emergere, perché sarebbe stato, secondo noi, il cinema di domani,
e ce l'avevamo tra le mani. La prima edizione, leggo qua nel... non c'era un catalogo ancora, è stata fatta fra il 25 e il 31 marzo del 1977, si chiamava Incontri cinematografici di Monticelli Terme. Quello che ricordo è che c'era un budget ridottissimo, erano, se non vado errato, 30 milioni dell'epoca, ma che erano comunque veramente pochi. Un festival che ha ormai tanti anni, ma che quest'anno ricomincia come nuovo, con un nuovo nome anche, che si chiama il nuovo nome, che è Cinema Art Festival. Per la prima volta siamo nelle mani di un grande organizzatore come il dottor Girone, ed era quindi naturale che egli avesse una visione non soltanto specifica, voglio dire, del nostro festival, ma che lo vedesse all'interno di una manifestazione in cui gli aspetti anche mondani, anche di promozione, avessero la loro parte rilevante. Noi abbiamo creduto di dover dare al territorio, come si usa dire, un festival che corrispondesse a un'idea diversa di cultura. Noi crediamo che il cinema, nel suo complesso, fatta salva la sua specie più dignitosa, dovesse avere qui una, come posso dire, un'espressione capace di coinvolgere, per esempio, la popolazione del cosiddetto territorio. La richiesta ci è venuta da vari personaggi che io vorrei ringraziare, che sono il vicepresidente Rai Bersoli, il senatore Fabbri, l'onorevole Bernardi, l'onorevole Borri, cioè persone che hanno chiesto una maggiore valorizzazione di questo festival, che sicuramente meritava di più, anche sull'esperienza che noi avevamo già vissuto con Umbria Fiction TV. Sicuramente, riuscendo nel giro di poco tempo a portare questo festival in ambito internazionale e ad essere veramente un po' la somma, come sentirete, la chiusura dell'anno cinematografico internazionale, quindi fiato internazionale, cosa che il vecchio festival, pur ottimo, non poteva certamente ottenere. Ebbene, noi diciamo viva questo festival e che superi Venezia, perché no? Il prossimo anno mi auguro di spendere non 1,5 miliardi, ma 6 miliardi, 7, 8, 10, perché questa cosa cresca, e non soltanto per guadagnare la provvigione. Tutte queste condizioni non potevano portarci altro che a sostenere questa nuova edizione del festival, perché convinti che questo festival abbia davvero un futuro e convinti che in questo festival si possono incontrare davvero le esigenze di un'industria privata attenta al fenomeno culturale, e un fenomeno culturale che evidentemente interessa e comunque coinvolge sicuramente anche l'industria privata. Vedo un programma piuttosto stringato che si svolgeva comunque nel Cinema Trento di Parma e nell'Aula Magna di Economia e Commercio di Parma e poi al Cinema Verdi di Monticelli Terme. Parlare di quella prima uscita non è semplice, perché si sono visti subito dei problemi organizzativi, dei limiti, come si può dire, d'ambiente, limiti di contesto proprio, di contesto urbanistico, un po' con questa... gli alberghi a Monticelli e le proiezioni a Parma, un convegno è stato fatto in un posto che si chiamava la Ca del Liscio. Riuscimmo a fare la cosa che mi pare più eclatante che abbiamo fatto nella prima edizione, fu la personale di un regista allora, non voglio dire sconosciuto, ma certo poco noto, che era Wim Wenders.
di cui abbiamo presentato in anteprima, sottotitolandolo A nostre spese, in italiano, oltre ai film precedenti, compresi i cortometraggi di Wim Wenders, abbiamo proiettato Nel corso del tempo. C'erano delle anteprime, fra cui leggo qua dei titoli piuttosto memorabili: Il ritorno degli ubriachi di Nagisa Oshima, Il bosco di Betulle di Andrei Vaida, Il manoscritto trovato a Saragozza di Wojciech Haas, Fam Fam di Paul Vecchiali, che erano dei film di Jacques Rivette. Ma non c'era nessuna, a parte la rassegna retrospettiva, il resto erano film senza nessuna forma, come dire. Erano titoli di film belli che avremmo programmato al Film Studio, che venivano programmati nel festival. Fatto sta che si fa una seconda edizione nel dicembre del 78, sempre diretta da me e da Spagnoletti. C'era una rassegna sui film fatti per la televisione, c'era una stupenda retrospettiva di Max Ophuls con la pubblicazione di un volumetto di accompagnamento, e un'altra, due retrospettive, tutte e due con pubblicazione di volumetti, Max Ophuls e Ermanno Olmi. E poi una rassegna di film che sarebbero stati distribuiti nella stagione successiva, ma non solo, anche film che leggo qui dei titoli che non mi sembra che siano stati distribuiti, e alcuni erano anche film, vedo due film muti, il Campo del Diavolo, ovvero La terra che brucia di Murnau, che all'epoca era un film sconosciuto del tutto, Intolerance di Griffith in una versione molto lunga, Spione di Fritz Lang, Coatte di Stavros Tornes. Insomma, devo dire, a rileggerli i titoli erano piuttosto notevoli. Nella seconda edizione i guai sono aumentati sul piano organizzativo, sul piano, diciamo, della dell'ospitalità. Quindi da questo punto di vista il trasferimento a Sasso Maggiore è stato fisiologico, in quanto a Sasso Maggiore c'erano, almeno in teoria, le condizioni sia di ospitalità, ecco, sia di sale cinematografiche disponibili, di sale disponibili per realizzare qualche ambizione in più che avevano i nostri operatori. E con il sole la speranza rivivrà, la vena dorata di quest'acqua saliodata ridonerà al mondo intero felicità. Nel 1980, ad aprile, date che poi sono sempre state mantenute, nella seconda metà di aprile, ci spostiamo a Sasso Maggiore e il festival si chiama Incontri Cinematografici di Sasso Maggiore Terme. E qui già assume una dimensione diversa. E a questo festival in qualche modo si chiama a collaborare in tutto il gruppo che veniva dal Film Studio, e non solo il gruppo che veniva dal Film Studio, ma anche molti degli esponenti dell'associazionismo romano in generale.
Quindi in qualche modo il Salso Film Tour, all'epoca si chiamava ancora Incontri Cinematografici di Salso Maggiore, e in qualche modo il Festival di Salso Maggiore, chiamiamolo festival per intenderci, ricompone quella piccola diaspora, quella diaspora comunque critico cinematografica che era avvenuta nel 76-77, e mette al lavoro, diciamo così, grandi teste, grandi capacità anche di selezione, di organizzazione, grandi rapporti internazionali, e quindi in quel momento nasce propriamente quello che poi sarà il Salso Film TV Festival. L'ambiente di Salso è noto che è ostico, che è veramente una cosa... io non vorrei usare la parola chiuso, però è qualcosa che gli assomiglia molto. E un equivoco di fondo è rimasto sempre nei rapporti con la classe dirigente di Salso Maggiore, il gruppo dirigente, ma anche la gente, insomma, l'ambiente in sé per sé, ecco, complessivo. Da parte loro c'era la nostalgia del bel tempo antico, dei fasti salsesi di una volta, e chiedevano insistentemente la presenza del divo, dei divi, ma dove sono i grandi attori, le grandi attrici? Il che a noi non interessava assolutamente nulla di queste cose, assolutamente nulla. Col trasferimento a Salso Maggiore cominciano anche alcuni problemi di rapporto con le autorità, i finanziatori del festival, che si aspettavano, non voglio dire un Miss Italia del cinema a Salso, però un festival più glamour di quello che io avevo in mente di organizzare. E ricordo come faticosissime le riunioni a Parma con questi assessori che tiravano da una parte mentre io tiravo dall'altra, e devo dire che l'apporto di Luciano Recchia, che è sempre stato il segretario generale del festival, è stata fondamentale. Cioè era l'unico mio referente a Parma su cui potessi contare perché le cose non esplodessero. Perché immediatamente si capisce, e questo forse poi ha creato negli anni delle incomprensioni con i finanziatori, i promotori, diciamo, istituzionali del festival, si capisce immediatamente che quella visione culturalmente spregiudicata e in qualche modo attenta a tutto ciò che di nuovo si produce nel mondo, che era quella che in qualche modo unificava alla base questo gruppo, sarà, come dire, poi l'anima vera del festival. Quindi non ci saranno più steccati fra cinema classico americano, underground, videoarte, televisione addirittura, televisione anche generalista, videoclip musicali, cioè si capisce, questo poi si capisce chiaramente sempre più chiaramente negli anni e nello sviluppo del festival, che questo festival è una sorta di fucina di tutto ciò che si fa nel mondo di nuovo e di significativo da quel punto di vista, dal punto di vista del linguaggio cinematografico, dal punto di vista del linguaggio audiovisivo. Per una città come la nostra era
erano giorni che non avevano riscontro, no, nell'ambito delle manifestazioni che c'erano sempre state a Salsomaggiore. E quindi, sai, questo portava poi tantissima gente. In quei momenti si è visto anche una grossa affluenza che veniva dalle grandi città, quindi era da lontano, da medie distanze, molti giovani. Portava le sale dell'ex Grand Hotel del Palazzo dei Congressi ad essere affollate, piene di cineasti, piene di attori, di attrici, piene di gente che lo seguiva professionalmente, critici cinematografici. Insomma, c'era un confronto molto stretto e molto diretto con tutti, perché contrariamente a quanto si può pensare, tutti gli attori, tutti i registi erano estremamente disponibili e li vedevi passarti accanto, no? Per le vie di Salso e per i corridoi del palazzo. Emozioni molto grandi, emozioni che a poco si sono poi trasferite anche a tutta la città. Ci furono delle perplessità da parte di ambienti locali, no? Perché il festival a loro dire non era abbastanza, come dire, spettacolare, no? Non richiamava le grandi masse, non faceva sfoggio di divismo, e questo a parere di ambienti, circoli locali, non solo politici, era a loro dire un limite del festival. Perché noi ormai non siamo più comunità di persone, ma siamo target, non siamo più cittadini, ma siamo consumatori, no? Per cui una cosa deve funzionare se produce un numero di posti letto piuttosto che un numero di pizze vendute o gelati. Io amo i commercianti di Sasso, però purtroppo i festival funzionano solo e esclusivamente per i numeri. Difficile poi è stato gestire la situazione anche qui dal punto di vista anche politico, perché c'era chi voleva o chi additava il festival, chi era troppo avulso dalla realtà locale, ma non poteva essere anche così, insomma. I primi tempi era un po' visto come qualche cosa per addetti ai lavori, no? Una cosa un po' di nicchia per addetti ai lavori. Poi a mano, insomma, la cosa è stata più metabolizzata, è stata capita per quello che veramente era il festival. È un festival sicuramente innovativo. Qualcheduno aveva delle, non dico contestazioni, ma usava dichiarazioni un po' strane, perché diceva arrivano della gente con degli abbigliamenti, con delle capigliature particolari. Salsomaggiore rappresenta né più né meno la provincia italiana, quindi è chiaro che l'arrivo di artisti, capito, magari vestiti in maniera diversa, con occhiali diversi, no? Ecco, possono in qualche modo destare stupore, ma sono passati tanti anni, dall'inizio degli anni Ottanta, e mi auguro che anche questi sessi si siano un po' rinnovati nelle intenzioni e desideri. Albergatori, commercianti, bar li accoglievano perché rappresentavano comunque una fonte di guadagno, quindi la città era in ogni caso ospitale, anche se questi venivano guardati come diversi. Rispetto ai clienti nostri classici e storici. Il problema è un altro, che noi siamo un paese turistico, e torno al discorso iniziale, quindi si tende, come un po' come tutti i paesi turistici, non dico solo, soprattutto un paese che adesso, insomma, credo di non dire niente di straordinario, se dico che è un paese anche in crisi, come insomma lo è buona parte del pianeta, per cui vedono il turista comunque come qualcosa che deve dar loro in cambio un obolo, ecco. Quindi dipende tutto da quello. Diciamo così, all'epoca la città interagiva alla perfezione con Miss Italia, per esempio. Non era come Miss Italia, dove
la stragrande maggioranza degli ospiti non pagavano, quindi gente che veniva direttamente pagava, consumavano perché c'erano i ristoranti, lavoravano tutti in quel periodo lì, quindi secondo me Piazza Sommaggiore era una iniziativa economica interessante. Ma non perché fosse una città dove la cultura non era apprezzata, ma ovviamente la sua storia, la sua proposta diciamo di spettacolo e intrattenimento teneva conto, come dire, delle aspettative, dei gusti del pubblico medio, del turista, e quindi faticava, ecco, a capire un tipo di prodotto di festival di questo tipo. C'è voluto qualche anno, c'è voluto un po' di tempo perché i salsesi capissero che cosa significava il festival e anche il suo portato culturale, perché qui parliamo anche di cultura. E allora quando si parla di cultura si va sempre in un campo che è minato, perché la cultura che cos'è? La cultura è una nicchia, la cultura è per tutti, parliamo di cultura cinematografica in questo caso, no? Allora il cinema è quello dei blockbuster, è quello dei film che incassano milioni di euro, oppure è il cinema dell'innovazione, è il cinema liminale, no? Quel cinema sul quale poi si innesteranno gli altri, che però comincia qualche cosa. Quindi c'è questo passaggio anche fondamentale. Quindi c'è questa, come dire, questo concetto per cui che vive dentro il festival, che ispira il festival, per cui tutto è cinema è tutto in qualche modo. O se volete cerchiamo il cinema, ma cerchiamolo laddove esso si esprime in vari modi, in varie forme, con vari mezzi. Direi che è un ricordo molto intenso sul piano della, per appunto, dell'intensità, livello di intensità massimo, uno dei massimi che abbia mai incontrato in un festival, al di là del fatto che poi in un festival, purtroppo, per fortuna, quello che conta sono i film, gli incontri con i film. Diciamo che Salso è stato, e di nuovo qui per merito sicuramente di Marco Melani, che era la persona più vivace e straripante del gruppo che gestì culturalmente e così anche organizzativamente il festival, seguiva una linea di festival che secondo me è imprescindibile ovunque tu la faccia, quindi per festival grandi, piccoli, vale per tutti, che è quella di un'attenzione pari per le persone e per i film e per le persone. L'ho ripetuto molte volte: trattare e amare i film, le immagini, come persone, trattare e amare, odiare, quello che vuole, le persone come immagini, che è una cosa quasi cinica, se vogliamo, ma è in realtà il contrario, il tentativo di trasfondere nella vita, in quella sorta di terreno di terra di nessuno, diciamo, di nessuno, né di cineasti, né di critici, né di pubblico, né di autori, ma di tutti questi in una sorta di pubblico sfumato in più direzioni, sovrimpresso in più classi, eccetera. Questo secondo me è in qualche modo il compito di qualunque festival, non il compito, se uno non ha questo e se non punta su questo, se non viene da questo, farà un festival magari pieno di capolavori, dipende dagli anni, magari te li tirano dietro perché sono anche autori che quell'anno vanno poco di moda, oppure perché Ruiz, e invece è proprio questo il punto, anche la ripetizione di presenze. È essenziale come costruire uno spazio, come aprire uno spazio, come mettere delle cose anche buttate a volte lì, non in un campo ma nello spazio proprio, per terra, in un corridoio, dico. Però questo è il massimo che può fare un festival, ripeto, grande o piccolo. Abbiamo fatto delle bellissime retrospettive con quaderni di documentazione, abbiamo fatto una su Nicholas Ray, ne abbiamo fatta una su George Cukor, poi ricordo la presenza di Samuel Fuller
per la retrospettiva a lui dedicata, anche lui persona squisita, molto disponibile col pubblico, cioè era lì, insomma, girava per... non era, come dire, una star che si nascondeva in albergo. It was so joyful to be in Salso Maggiore. And the movies were fantastic. And I remember there were New York underground filmmakers like Amos Poe. He was there and we became friendly. And I remember very well, my husband was very worried because he had done White Dog, the movie. And they were talking about the film not being released. And my husband wasn't any young anymore. And that was his, you know, last film. Actually, it was like for Michael Powell, you know, he did Peeping Tom. They call it Swan Songs, the last film a director makes. I have a very vivid memory of Salso Maggiore because I felt like a princess there. It was Easter, and they brought me the biggest chocolate Easter egg I had ever seen. And that I remember very strongly. And in this beautiful chocolate egg were a beautiful little pair of earrings that I kept for many, many years. My little earrings from Salso Maggiore. And so I gotta say, they really treated children delightfully there. And that kept a strong memory for me, is to feel so special at that festival. But I remember Bernardo Bertolucci being, you know, he was always ahead of his time as well. And he, like Wim Wenders, loved films. And he said beautiful things about my husband's films. He compared, Bertolucci said, I'm trying to find the exact line that Bertolucci said, but it's engraved in my mind. He said something like, Samuel Fuller's films are like jazz music. He compared Sam's films like jazz music. He said the characters are alive and they move like, you know. And he said, oh, he also said, Samuel Fuller for me is the greatest unknown director. It's a strong memory. I wish the festival were still around so I could return with my daughter and my film now. Yeah, that's been one of the highlights the past 2 years after my father passed away, is I made a movie dedicated to my father, and I've been touring festivals, and many of the festivals I'd been to as a little girl with him. And I wish Salso Maggiore was still in the lineup, because I would definitely go back to that. America for Americans. American for Americans. American for Americans. Quindi la cosa meno rimarcabile di Salso era in qualche modo anche proprio l'altra faccia interessante, cioè che ci fosse una calma evidente di paesaggio, di tranquillità, eccetera, che veniva sicuramente invece scalfita e movimentata da una banda di pazzi che a un certo punto sfuggiva magari al controllo del più posato Adriano, che avrebbe voluto dare un'impronta più precisa come autori. Invece arrivava Marco Merani con 10 cassette, delle quali metà non le aveva viste, però le aveva avute da un cineasta giovane, simpatico, toscano o siciliano, cose che poi magari dopo 2 anni sarebbero stati visti più largamente, oppure che in quel momento avevano un senso, visti lì, perché ora la chiamava la bancarella. Era infuriato Adriano, perché nelle stesse ore in cui c'era già un controfestival dentro un controfestival. Una delle idee brillanti di Marco Melani, che era uno sempre con mille idee, poco senso pratico per quanto riguarda la parte realizzativa, concreta, però con delle idee molto brillanti, fu quella di fare una produzione video. Nell'82 abbiamo prodotto Il prossimo cinema italiano, dove c'era un video di Giuseppe Bertolucci, uno del gruppo Casbah, uno di Victor Cavallo,
uno di Daniele Costantini, uno di Mario Garriba, uno di Marco Tullio Giordana, uno di Fiorella Infascelli, uno di Tommaso Sherman. E poi due video interviste a Gianni Amelio e a Maurizio Nichetti. Uno degli episodi più straordinari della storia di Salsomaggiore è stato nel 1983 la presenza di Jean-Luc Godard. Qui è stato dedicato un intero pomeriggio dove presentavamo in anteprima il suo ultimo film che è Passion, però lui ha realizzato anche due video, uno di presentazione del film per così dire e uno di commento al film. Sono cose molto diverse, sono opere autonome, ma comunque legate al film Passion. E si svolse un pomeriggio con Godard, che ha introdotto il programma di questi tre film messi insieme, e poi commentava nell'intervallo. È apparso una volta, poi una seconda volta, poi il lungometraggio, poi una terza volta, e poi l'altro video, una quarta volta, con domande del pubblico. Godard è una persona che io conosco bene, ma a volte terribilmente ostica e antipatica. E altre volte, come in quell'occasione, estremamente disponibile. Nel senso che si è prestato a fare esattamente quello che gli avevo chiesto di fare. Fu un pomeriggio memorabile. Non c'era concorso, il concorso è cominciato nell'84, io non ero così favorevole ai concorsi, sono stato un po' forzato per dare più visibilità al festival e devo dire che comunque l'ho risolto piuttosto bene, sono sempre riuscito a mettere in piedi delle giurie prestigiose di livello internazionale. La giuria dell'84 era composta da Henri Alcan, che era un famoso direttore della fotografia di grande prestigio francese, Attilio Bertolucci, Jacques Demy, il regista francese, Eric de Kuyper, che è un regista olandese allora molto considerato, Ida Di Benedetto, è un'attrice, Jim McBride, un giovane regista statunitense che apprezzavo moltissimo, oltre che essere un grande amico, e Michael Powell, che era il vecchio Michael Powell, regista inglese, allora viveva negli Stati Uniti, e i quali molto coraggiosamente dettero il primo premio a un film di Jean-Marie Straub e Daniel Huillet, che era Rapporti di classe. Quello ebbe il primo premio, che credo sia l'unica volta che un film di Straub abbia avuto un primo premio a un festival, fra l'altro. Noi, una delle novità del festival fu quella di introdurre il video, che era una cosa assolutamente nuova, specialmente per un festival cinematografico, cioè di mescolare le due cose. Il festival come tendenza, come linguaggio, come organizzazione si stabilizzò, io credo, nel 1984, dopo gli esperimenti di contaminazione tra salso, film e TV. L'ingresso del linguaggio televisivo e il tentativo di fare un festival diverso con tutti e due i linguaggi, dopo un paio d'anni di incertezze, prese una strada che non avrebbe più abbandonato fino alla fine. Insomma, tanti esperimenti nell'82-83, persino una rassegna con premi di videomusica. Noi poi pubblicammo l'unico libro di videomusica che sia stato mai pubblicato in Italia, e le videolettere, le videoconferenze, television art, la video art, eccetera. Avevamo fatto, come si può dire,
Avevamo trasformato il Salone Moresco, la sala dietro, e i cariatidi, e altri ambienti, ancora la taverna sotto, insomma, tutto il possibile che poteva darsi il Palazzo dei Congressi, in sale di proiezione. Praticamente tutti i programmi erano differenti l'uno dall'altro, non è che si proiettava un programma di televisione in tutti i posti, ogni posto aveva un suo programma, e è stato anche questo che ha permesso di come dire, moltiplicare le presenze e di aggredire più linguaggi della televisione. E questa parte non è stata, diciamo, né sconnessa né antagonista con il cinema. In realtà il cinema è stato sempre, diciamo, l'interprete principale del festival. La televisione poco per volta doveva servire per allargare il linguaggio delle comunicazioni, coglierne i rapporti, tentare di fare un festival di comunicazione oltre che d'arte. E questo si vedrà anche nelle edizioni, nelle ultime edizioni si vedrà di più, cioè si vedrà un avvicinamento del prodotto televisivo al prodotto cinematografico e non viceversa. Quando sarà viceversa andrà male, andranno male le cose, cioè il cinema scade in qualcosa che sembra il telefilm. Secondo me le cose più belle, questo è un esempio di elettronica, la video music, le cose più belle sono quelle che si fanno con le truche, cioè con quegli effettacci. Al cinema erano effettacci, con l'elettronica hanno qualcosa invece di estremamente naturale, di estremamente, cioè al cinema bisogna andare in laboratorio, chiedere, fare le truche, l'interpositivo, l'interrogativo, poi fare le dissolvenze, le sovraimpressioni, eccetera. Invece con l'elettronica si fanno, si vedono, se non vanno bene si rifanno in un altro modo. Il trucco è più naturale nel linguaggio, nel mezzo elettronico. D'accordo, grazie. Arrivederci. We'll be right back.
Festival lo facciamo in tre, io, Marco Melani e Patrizia Pistagnesi, che facevano la selezione assieme a me, cioè andavano nei festival, vedevano i film, davano idee. Io andavo in giro per il mondo a cercare i film per Salso Maggiore e vado al Festival di Monte Carlo. Io vedo 5 minuti, sì, 5 minuti non di più, di Blood Simple, dei fratelli Coen. Assolutamente illustri sconosciuti. Vedo 5 minuti, telefono a Prati, dico guarda, cioè, una roba è come aver visto, non so, i primi 5 minuti di Apute Souffle e dire oddio, ci abbiamo in mano una cosa eccezionale, qualcosa che insomma, veramente rimarrà nella storia del cinema. Vabbè, come al solito, io passavo per la solita entusiasta dai facili amori, insomma, o comunque dagli amori molto accesi. Fatto sta che ci mettiamo alla ricerca di sapere quando il film è stato pronto, quando, come, eccetera, e assolutamente su questo film c'è il mistero più assoluto, ma che più che il mistero c'è il silenzio voluto dai produttori americani, perché sicuramente avevano capito anche loro quello che avevano in mano e comunque non volevano darle in Europa assolutamente. Noi avevamo dei rapporti internazionali fortissimi. Entriamo in contatto, contattiamo un distributore spagnolo nostro amico che dice sì, io ho la copia. Ho la copia in attesa che però gli americani mi diano la possibilità di proiettare. Per il momento questa copia non ci si può fare nulla. Insomma, per farla breve lo convinciamo, senza, non era una questione di soldi, era solo una questione di amicizia, di rapporti. Mandiamo il, prendiamo il, una nostra collaboratrice di Parma e le paghiamo un biglietto di prima classe, le mettiamo una grande valigia molto elegante in mano, insomma per farla breve andiamo a prendere questa copia, lei è tornata con la copia e nell'edizione 1985 del festival si dà Blood Simple.
che consiglio gli daresti? È di farlo per bene. La specificità di Salso Maggiore è che riesce a mettere in pratica delle ipotesi teoriche, una ricerca teorica. Cioè, Salso Maggiore è un festival che ha una, come dire, ha una, uno spessore dietro teorico, cioè nasce da un'idea precisa, da un'idea formulata, rivista, discussa, che si realizza. Si realizza in questa trasversalità che viene messa in opera, messa, fatta vedere e che viene anche in qualche modo messa in scena, perché un'altra idea che noi avevamo era di fare Salso Maggiore, di fare un festival come se fosse un film. Quindi cos'ha un film? Un film nasce da un'idea, può essere un tema, può essere un personaggio, può essere un'immagine, ma quest'idea poi viene in qualche modo strutturata attraverso la scrittura, in quel caso, eccetera, eccetera. E poi soprattutto ha anche, come dire, un'idea di narrazione, cioè in un film c'è la storia e c'è il come lo racconti, la narrazione. E quindi tutto questo lavoro, ovviamente mutatis mutandis, è quello che c'era dietro Salso Maggiore. È per questo che io credo Salso Maggiore avesse questa capacità di attrarre tutte le persone di cui abbiamo parlato, abbiamo fatto soltanto pochissimi nomi. E poi cosa avveniva a Salso Maggiore? Avveniva che si creavano progetti, nascevano progetti, le persone si incontravano e discutevano del prossimo film piuttosto che della prossima trasmissione televisiva e nascevano tante cose. Proprio per la formula che dicevo dell'immagine come persona, delle persone come immagini, alla fine, come dire, i conti tornavano. Tornavano soprattutto nel punto in cui, riguardo alla questione qui meno sembrava poter guardare un festival così, perché naturalmente puoi fare anche un festivalino tutto serio, con il critico giusto, a flusso minimo, invece no, eravamo invitati in molti, c'era questo eccesso, sicuramente eccesso di spettatori rispetto agli autori del film, ma per fortuna, quindi c'era tutto, diciamo che le immagini dei film volavano in quei 5 giorni, era difficilissimo scegliere, se uno doveva andare 2 giorni, mi ricordo era difficilissimo scegliere i 2 giorni esatti. E festival di questo tipo creano un'atmosfera, una qualcosa che poi non si ripete, non si è più ripetuto nel tempo. Questo era successo a Salso Maggiore, noi lo respiravamo, c'erano queste persone che si incontravano appunto al Teatro Nuovo e si sapeva che sarebbe successo qualcosa, no? Sarebbe nato un film, un'altra rassegna, un libro. Ecco, questo si sentiva a Salso Maggiore, questo è importante e non si riesce a comunicare. Oramai si comunica, non è colpa di Salso Maggiore, è colpa di una società che è completamente cambiata, non si riesce a comunicare che cosa significa la cultura. La cultura è quella cosa assolutamente invisibile della quale ti accorgi solo quando essa non vi è più ed è sparita e allora è troppo tardi. Non riesci a spiegare che cosa sia e quanto sia importante. Un popolo senza cultura o un paese senza cultura che non ha più un'identità popolare ha un collo che è anche economico, è normale.
Il merito di Amelio Marconcini è stato quasi grande come quello degli altri, i programmatori, come il direttore, era una specie di secondo direttore. In poche parole ci ha organizzato un ufficio stampa che è stato anche un modello. Senza di lei credo che, insomma, lo sviluppo quotidiano del festival avrebbe avuto un'altra vita, avrebbe avuto qualcosa di meno, molto meno, molto meno. Intanto bisogna dire che quest'anno la selezione è stata molto più radicale degli anni precedenti. Abbiamo deciso che era necessario avere un anno, un momento di riflessione, di pausa in qualche modo, e di sgombrare un po' il campo visivo da una quantità enorme di opere, di programmi, di oggetti, di videoclip, eccetera. Abbiamo cercato di fare queste due sezioni. Cinema da una parte, televisione e video dall'altra, il più possibile puliti e omogenei. Per il video, per la televisione, la cosa era un po' più complessa, perché in realtà l'ambizione del festival è quella di confrontarsi non con il video d'arte, il video d'autore, ma piuttosto col problema televisione, che soprattutto in Italia, ma presto la situazione italiana diventerà la situazione europea. È un vero problema che ha sconvolto e comunque modificato i rapporti fra i due media, cinema e televisione. C'era anche l'intelligenza, io lo devo ricordare, l'intelligenza e la capacità smisurata di Marco Melani di vedere il contatto possibile tra una cosa fatta, non so io, nelle Filippine, e quello che era il linguaggio di Salsomaggiore, quello che stava diventando un pochino la tendenza di Salsomaggiore. Io non ricordo di averne visti molti come lui. Era un personaggio, non era colto, sapeva le cose, non so se si coglie la differenza, ma in Europa non passava film che lui non avesse visto, che lui non avesse classificato e che lui non avesse poi offerto al festival per dire: questo sta dentro alla vostra tendenza, questo film sta dentro al vostro linguaggio, al nostro linguaggio. Ecco, è stato anche lui uno dei protagonisti di questa formazione di una tendenza che poi si è consolidata con gli anni.
Melanie che parte con gli occhi celesti. Melanie che arriva possente l'abbraccio. Il sindaco padre, i calanchi, Masaccio. Il corpo gigante, struggi delle vesti. Cercava la luce, la vita, i quattrini, per essere povero in mezzo ai bagordi. Melanie era bello, son belli i ricordi. Son belli i suoi sogni, Godard, Rossellini. Melanie Francesco Giullare di Dio, Truffaut, Enzo Ungari, Nietzsche, Tati. La droga che lui non chiamava Julie. Melanie era lì quando lì c'ero anch'io. Bernardo, Giuseppe, via Giulia è una suite. Melanie con Kim, Gianni Amico, i Lacchezzi. Gabriella Cristiani, Vigo, Enrico Ghezzi. Il fumo, Melanie, zero de conduite. Melanie half dollar, la tela, il PC. La notte, Silvana, la grazia, il dolore. Apra Samuel Fuller a Salso Maggiore. Melanie è un peccato che non sia più qui. Come ho già detto in anticipo, purtroppo i rapporti erano molto tesi con l'amministrazione pubblica, e la quale ogni volta mi chiedeva. Mi ricordo che una volta, per fargli piacere, ho invitato nell'ultima edizione del festival, quella dell'89, una cosa che non c'entrava nulla col tipo di festival che facevo, che era un festival del nuovo cinema, che era un festival giovanile. Invitai una star hollywoodiana, che era Joan Fontaine, ma fu fatto solo per motivi, così, per far piacere agli organizzatori, per dirgli: c'è una star, la si può intervistare, molto famosa, ha vinto un Oscar, insomma una diva hollywoodiana di grande fama, ma la cui presenza poco c'entrava col festival, ma non bastò. Insomma, mi pesavano molto queste tensioni. 1989, ultima edizione del Salso Film e TV Festival. Crollano tutti i muri nel 1989 e crollano anche le mura sì, dove avevamo, come dire, protetto fino a quel punto la nostra cinefilia, perché il passaggio di Adriano Aprà dalla direzione di Salso a quella della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro genera un vuoto di potere, come si direbbe oggi, e il vuoto di potere genera mostri in qualche modo. Si apriva un problema, che era quello di assicurare in ogni caso la continuità culturale del festival e il suo significato globale complessivo che aveva assunto nel panorama complessivo dei festival internazionali e la sua autorità in qualche maniera sul pubblico giovanile affezionato ai festival, e noi ne avevamo uno. Lino Miccichè, del direttore del Festival di Pesaro, mi propose di dirigere il Festival di Pesaro e io accettai senza problemi, perché intanto perché io avevo lavorato al Festival di Pesaro per diversi anni agli inizi, lo conoscevo bene, stimavo Lino Miccichè, sapevo che mi sarei trovato in una situazione completamente diversa da quella di Salso Maggiore, cioè un festival già impostato con un budget che era il doppio di quello di Salso Maggiore e con una collaborazione da parte degli enti promotori che appoggiavano il festival, quindi avrei trovato una situazione completamente diversa e quindi accettai. Gli amministratori di Salso Maggiore furono ben felici di questa mia decisione, perché questo gli consentì di fare il festival a loro modo.
Cosa succede? Succede che io ero vice direttore e in qualche modo avevo, diciamo così, l'investitura di Adriano a portare avanti il festival. Poi ovviamente non ero sola, avevo fior di collaboratori e amici, da Luciano Recchi a Marco Melani, dal Comitato degli Esperti, insomma, voglio dire, era un gruppo, era una piccola comunità che avrebbe continuato a portare avanti tutto quello che aveva fatto fino ad allora Adriano. Io torno a Roma e sono abbastanza tranquilla. Dopo un paio di mesi dalla fine del festival mi viene a trovare un signore che non avevo mai visto, forse all'epoca conoscevo il nome ma non conoscevo di persona, un signore delle istituzioni, quindi non ricordo se un assessore, un vice sindaco, non, veramente e sinceramente non lo ricordo, e insomma mi esprime le sue perplessità. Intanto, dunque, siamo nel 1989, intanto sono donna. Questo crea evidentemente dei problemi. Sono molto giovane, questo crea degli altri problemi, secondo lui, bontà sua, in realtà poi non ero così giovanissima. E poi, insomma, noi abbiamo bisogno, sono le sue parole, di un nome, un'autorità, magari anche, insomma, un'autorità conosciuta, la televisione, le cose, eccetera, eccetera. Io lo guardo basita, ma insomma, poi oltre tante parole, devo dire sinceramente, non spreco. E qualche tempo dopo so che hanno dato la presidenza e, come dire, la paternità del nuovo Festival di Salso Maggiore a Sergio Zavoli, peraltro persona degnissima, ma che con i festival cinematografici e con il cinema tout court non credo che avesse molto a che fare. Fatto sta che hanno fatto due edizioni e poi l'hanno chiuso, come volevasi dimostrare. Perché il festival naturalmente veniva classificato come elitario, come ristretto, come destinato a pochi intellettuali. Quello che veniva prospettato era la trasformazione del festival in un grande festival di spettacolo. Tutto doveva essere destinato alla spettacolarizzazione delle pellicole e quindi, diciamo, una concorrenza vera e propria, ecco, con la tradizione dei festival dove andavano i grandi distributori a dare i grandi film, eccetera, eccetera. Questo era, diciamo, l'ambizione, che naturalmente tagliava fuori ogni possibilità di dare continuità a quello invece che era stata la tendenza precedente. Noi non è che stavamo lì a aspettare cosa ci fosse, noi eravamo morti. Cioè il gruppo non esisteva più, non aveva nessuna voce in capitolo. Da qui il festival è morto, il nostro, quindi è morto. E così, diciamo così, muore il Festival di Salso Maggiore, al di là della data vera e propria in cui è ufficialmente morto. Muore questa esperienza e mi sento di dover in qualche modo ricordare tutte le persone meravigliose che ci hanno lavorato, insomma, che l'hanno in qualche modo figliato, soprattutto quelli che non ci sono più, diciamo così, i non sopravvissuti, come li chiamo io, perché penso che quelli che oggi sono ancora vivi sono in qualche modo dei sopravvissuti, e quindi Enzo Ungari, Marco Melani, Gianni Menon, Gianni Amico, Giuseppe Bertolucci, insomma, sono tantissimi, sicuramente ho dimenticato forse ho dimenticato anche i più importanti per me, proprio perché non li voglio ricordare, mi fa troppo male, però insomma quella generazione ha dato tantissimo al cinema, ha dato tantissimo alla critica, alla teoria del cinema e ha dato tantissimo anche al Salso Film e TV Festival.
Salso maggiore, nel sole nel mio cuore, e con il sole la speranza rivivrà. Salso maggiore, tutto quanto è uno splendore, ogni tristezza, ogni tormento passerà. In questa magica città il dolore svanirà e l'eterna giovinezza rivivrà. Nei bei giardini tutti in fior, quanta gioia e quanto amor, finché il languido tramonto scenderà. A Salso Maggiore torna il sole nel mio cuore, e con il sole la speranza rivivrà. La vena dorata di quest'acqua assaliodata ridonerà al mondo intero felicità. In questa magica città il dolore svanirà e l'eterna giovinezza rivivrà. Nei bei giardini tutti in fior, quanta gioia e quanto amor, finché il languido tramonto scenderà. A Salso Maggiore torna il sole nel mio cuore, e con il sole la speranza rivivrà. Assaliodata ridonerà al mondo inter felicità. Salute, vita, vigore. Salso Maggiore. Amo anch'io la mia città, mi desse spazio, ha trasformato facce buone in facce da cazzo, e noi restiamo chiusi in casa, e per carità, c'è la TV che ci cattura e le sue falsità, e poi cresciamo solo grazie a noi stessi, e con le nostre forze, o con i nostri mezzi. Se vuoi incontrarmi, vieni qui a Salso, alle 18:20, nessun ritardo. Sono un robot come Bender, tutta sta roba mi ha bloccato come le transenne, ed ho una testa paranoica al paranormale, che respiro male come Darth Vader. Dovrei amare di meno per volermi bene, perché un ti amo è sinonimo di aver catene. Per questo amo me e la mia città, perché ad ogni mia domanda resta zitta. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Stiamo crescendo con i miti del mercato. Oggi, se sei un personaggio un giorno potrai vendere. Scusate se non sono zeppo tatuato, è come avere una bomba senza poterla accendere. E non parlo delle risse, delle interviste, anche perché non ho mai partecipato ad una. Non vi parlo della droga o delle piste, più noi dovremmo parlare più stai su Twitter. È a mio figlio che racconterò. Vivi per raccomandazioni e non serve studiare, ma senza un titolo di studio non lavorerò. E se ti laurei a pieni voti ti devi arrangiare. Siamo governati dei vecchi, ma i giovani arriveranno poi, sì, nell'aldilà.
stare bene qui è impossibile, come raggiungere una meta ma correndo sul tapis roulant. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. Love my city, love, love my, perché amo. Love my city, love, love my city. È stata un'avventura molto bella.